Ok, perfetto, grazie. Allora, passiamo insomma, diciamo, a un altro aspetto molto importante della vita del museo. Questa volta non si tratta tanto di una diciamo, attività che può essere sottoposta a una procedura, a un procedimento, così come abbiamo visto con i modelli che abbiamo esaminato fino adesso, quanto piuttosto la possibilità di capire e interrogarsi sulle capacità del museo di essere un museo accogliente. Questi questionari, queste liste di controllo che appunto invitano a ripensare il museo in chiave di accoglienza nascono da anche questi da un corso multimediale che abbiamo fatto, che era il corso dedicato appunto al museo accogliente, un corso che era stato pensato in prima battuta sostanzialmente per le persone che lavorano nelle sale, ma che poi ci siamo resi conto doveva un po' coinvolgere tutti quanti gli operatori del museo. Da questo corso è nata l'esigenza e sono nati questi laboratori che abbiamo tenuto in modo un po' differente rispetto a quanto è avvenuto per gli altri modelli in diverse città d'Italia, quindi abbiamo ripetuto lo stesso modello in tre diversi contesti, nord, centro, sud come al solito, per arrivare poi a una conclusione con un lavoro molto corposo, molto diciamo anche lungo, che però è in questo momento sicuramente assolutamente importante e fondamentale. Cosa sono intanto le liste di controllo? Cosa sono questi questionari e a cosa servono? Quali strumenti sono? Sono strumenti che ovviamente sono destinati ai diversi professionisti che operano nei musei, quindi sono strumenti inizialmente pensati per il personale di accoglienza e vigilanza e i loro responsabili, ma che utilmente possono poi essere riportati ad altri operatori e professionisti dei musei, perché aiutano a quello che è un processo a nostro avviso molto importante, che è quello dell'autovalutazione, cioè che è quello di capire a che punto siamo e quali possono essere i margini di miglioramento. Chiaramente questi questionari e queste liste di controllo che abbiamo elaborato qua sono anche molto esaustivi, molto lunghi, forse alle volte anche troppo, vanno un po' adattati perché poi ognuno di noi sa qual è la realtà del proprio museo e quindi quali sono i punti da tenere e da portare all'attenzione. L'aspetto anche non secondario è che chiaramente una volta utilizzate queste liste di controllo e questi questionari sono l'occasione per fare, come dire, un bilancio e decidere cosa bisogna fare per migliorare, quali possono essere gli spazi e gli ambiti di miglioramento, e questa è la parte forse più complessa. Come sono organizzate? Sono organizzate attraverso una serie di aree tematiche. La prima è quella, sono sei in tutto, la prima è quella conosci il tuo museo. Quanto è importante perché tutti quanti coloro che lavorano all'interno del museo ne conoscano in qualche modo non soltanto le dimensioni, le finalità, interpretino e in qualche modo acquisiscano quegli elementi di conoscenza che gli consentano di essere portatori sani nei confronti dei pubblici, ma anche loro stessi interpreti proprio della realtà museale, essere consapevoli di dove, che cosa fanno e perché lo fanno. Quindi ovviamente qual è, per esempio, adesso io non ve li scorrerò molto velocemente perché sennò facciamo notte, però insomma è chiaro che da una parte il primo questionario potrebbe essere semplicemente quello di capire se tutti i documenti che il museo produce al suo interno, siano essi quelli legati specificatamente alla missione, siano quelli più amministrativi, siano quelli più di concetto, siano a conoscenza del personale. Si conoscono, sono presenti, si possono utilizzare ed è importante che queste informazioni vengano condivise. Quindi la lista di controllo intanto è la prima, è quella di dire ci sono, non ci sono, dove sono, e poi fare le domande al proprio personale per capire chi le conosce, con che livello di approfondimento e come lo può sapere. Quindi i questionari sono in questo caso più di uno e che riguardano ovviamente i vari ambiti e i vari aspetti per cui può essere utilizzato, per cui insomma diciamo il livello di conoscenza del museo. L'altro aspetto è, entriamo poi nel merito, che cosa fa il museo? Il museo conserva, e allora in questo caso bisogna attraverso le liste di controllo e i questionari verificare quanto la cultura di gestione del museo ha improntato l'idea
degli standard di conoscenza, degli standard di custodia, di conservazione, eccetera, e appurare se le procedure di conservazione sono note. Perché, diciamo, quindi come al solito su questo aspetto, quanto lo si fa nel museo, quanto appunto l'aspetto della conservazione è praticato secondo le norme, secondo gli standard, e l'altro aspetto altrettanto importante, quanto questi processi sono noti a tutti e non semplicemente a coloro che direttamente, quotidianamente sono impegnati in quel tipo di attività. Questo è anche un altro aspetto molto importante, cioè identificare il lavoro all'interno dei musei non come un lavoro di singoli che sono vicini l'uno all'altro, ma come un lavoro di una squadra, per cui tutti devono sapere quello che succede dalle altre parti, tutti dovrebbero condividere non soltanto dei buoni principi, ma proprio delle pratiche e delle modalità di azione. Ancora una volta, quindi, quali sono i documenti che possono essere presenti e che possono essere e che devono essere, insomma, messi a disposizione in varie forme per gli operatori del museo, e dall'altra poi invece le domande che illustrano appunto quanto queste cose siano note, fatte e utilizzate. Museo Conserva è il secondo, vedete, i questionari sono tanti, però insomma, diciamo, riteniamo che possano essere in questo caso più che mai è necessaria un lavoro un po' di affinamento per chi intende utilizzare queste liste, per evitare di fare delle cose anche eccessivamente lunghe che poi, diciamo, non producono il risultato sperato. La terza, e quindi siamo a metà del guado, la terza lista di controllo e questionario riguarda invece il Museo Protegge, questi sono poi anche esattamente i titoli del corso multimediale da cui è partito, e quindi avere il fatto, avere una conoscenza minima di tutti i dispositivi di sicurezza personale, dei visitatori, dell'ambiente, delle opere, delle collezioni, e dall'altra conoscere come si può contribuire, ognuno a proprio conto, ognuno secondo la propria prospettiva, a rendere queste condizioni effettive ed efficaci. Sempre lo solito principio, quindi sempre ancora una volta le liste di controllo, che chiaramente in questo caso le liste di controllo vanno sempre in qualche modo ai direttori e ai responsabili delle aree, in questo caso chi si occupa ovviamente di sicurezza, proprio per verificare quanto quello che poi è raccomandato anche nei LUCB, che quindi è presente anche nei livelli uniformi di qualità, possa, è effettivamente presente e adottato nel museo, e poi questionari in questo caso destinati a coloro che devono invece poi operare per la sicurezza delle opere, degli ambienti, delle persone e del pubblico. Il museo espone e comunica è la quarta, e qua insomma, diciamo, entriamo proprio nel tema un po' più forte e caldo, che è quello dell'accessibilità, cioè quanto i nostri istituti sono in grado di garantire la piena accessibilità delle collezioni, quanto effettivamente quello che ormai è diventato sicuramente un imperativo morale, ma non soltanto morale, dell'attività dei musei riesce a essere efficacemente proposto per tutti gli utenti. E quindi chiaramente in questo caso bisogna analizzare un po' tutte le varie modalità con cui il museo si rende accessibile in tutte le sue parti, in tutte le sue sezioni, e capire in che forma questa accessibilità è effettivamente raggiunta o comunque si aspira. Sappiamo tutti ormai quanto quando parliamo di accessibilità non intendiamo accessibilità per tutti, non intendiamo la somma delle varie forme di accessibilità, ma proprio una politica che ci consenta questa visione integrale, integrata, di un museo che è aperto a prescindere da chi vi deve entrare e come vi deve entrare. Ancora una volta, appunto, quindi abbiamo questi questionari che cominciano, insomma, dalle cose più banali, che è quello degli orari di apertura, per poi andare via via a analizzare vari aspetti, e poi si ripropone per i vari ambiti e responsabili delle varie sezioni. Io
insomma, ovviamente vado veloce, ma se no non penso che sia più interessante, e quindi poi alla fine le liste di controllo per capire che cosa succede effettivamente nel museo, che sono, come vedete, una grande quantità, però insomma ce la faremo. Adesso siamo arrivati, no, le liste di controllo, sempre ancora le liste di controllo. Ah no, ecco, poi esatto, scusa, siamo arrivati, no, perché il colore mi aveva una cosa. Il museo rende conto, e quindi siamo arrivati alla penultima, perché questo è anche un aspetto, l'accountability, come si dice, è un aspetto molto importante, insomma, che si sta facendo sempre con maggiore forza nelle nostre istituzioni. Siamo pur sempre istituzioni che lavorano al servizio del pubblico, molto spesso con fondi quasi esclusivamente pubblici, e quindi dobbiamo in qualche modo abituarci a queste regole, che non sono soltanto la trasparenza dettata ex lege, ma proprio l'idea che siamo in grado di dare conto attraverso documentazioni, attraverso comunicazioni, eccetera, di quello che si fa. E quindi la prima cosa, ancora una volta, è anche in questo caso, diciamo, il tema della rendicontazione è affrontato attraverso diverse prospettive. Prima di tutto, ovviamente, la rendicontazione economica. Siamo in grado di dire come vengono spesi i soldi, come vengono allocate le risorse, come vengono usate, e questo lo si può fare ovviamente vedendo se sono disponibili i documenti e le informazioni, capire come anche il personale ci può accedere, cioè anche ovviamente come tutti quanti noi dobbiamo avere, e questo serve anche a capire, perché è un tema importante e ancora troppo poco trattato, se per esempio siano necessari degli interventi formativi ad hoc per rendere, insomma, diciamo, più partecipi tutti coloro che vi lavorano di questo aspetto. L'altro aspetto è la rendicontazione sociale, ancora più complessa e complicata. Lì parliamo di numeri, bene o male, con quattro documenti, che insomma, diciamo, quattro non sono quattro, però insomma, diciamo, come dire, andiamo in un perimetro di azioni molto più facilmente misurabili e misurate. Quando parliamo di rendicontazione sociale, il tema, il valore sociale dei musei, sapete che è un tema assolutamente dibattuto. Però vediamo che si stanno moltiplicando le iniziative in ogni angolo per fare uno sforzo di ragionamento sul valore. Quindi anche qua la prima parte è dedicata a queste liste di controllo. Al solito si parte dalle cose più concrete, ci sono i documenti, si fa un bilancio sociale, un bilancio di missione, eccetera, e poi si va a verificare anche attraverso l'esistenza o meno di determinati servizi quanto effettivamente il museo riesce a rendere conto e avere un valore sociale per la comunità. Il museo accogliente è l'ultima lista ed è un qualcosa che deve riguardare un po' tutti, cioè attraverso queste liste di controllo non cercare di rispondere, far rispondere veramente a tutti, per capire se effettivamente in quel processo lungo che accompagna la visita a un museo riusciamo in ciascun momento a rendere il nostro luogo ospitale, accogliente, invitante per chi decide di venire a noi. Quindi si comincia dal vedere che cosa succede prima, quindi come far conoscere il museo, come c'è tutta l'accessibilità, eccetera, eccetera, e poi si va avanti per tutti gli aspetti, quindi prima della visita, all'arrivo del visitatore, al banco di accoglienza, e poi vado avanti, vabbè, troppe cose, durante la visita, quindi seguire un po' tutto il processo e anche dopo la visita seguire tutto quanto gli aspetti della visita, del prima, durante e dopo. Se questo è stato, diciamo, un lavoro interessante che abbiamo svolto con voi e che chiaramente, insomma, diciamo, aveva una diretta affiliazione con le attività poste proposte all'interno del corso multimediale,
Un'altra, diciamo, invece new entry, che è stata un po' una sorpresa, ma che come al solito ci piace perché noi cerchiamo di accogliere le sfide che ci vengono proposte, i suggerimenti, eccetera, è nata con l'idea che mentre lavoravamo su questi temi ci siamo imbattuti in una guida, una piccola guida che adesso trovo perché se la purtroppo è una brutta cosa. Non vedo. Ah sì, esatto, scusate. Non ci si vede. Allora, ci siamo imbattuti in una guida all'accessibilità realizzata dalla Maison Victor Hugo di Parigi. Era affatta assolutamente a, diciamo, era stata curata per questo museo e poi ripresa per gli operatori di prima, per gli operatori della prima accoglienza, per gli operatori che sono in sala. E com'era, e ci è piaciuta molto. Ci era piaciuta molto proprio per la struttura, perché era fatta, perché era molto semplice, molto chiaramente, veramente di cose facilmente applicabili, ma non scontate. Abbiamo anche riscoperto tante cose e quindi l'abbiamo ripresa, abbiamo chiesto l'autorizzazione, l'abbiamo tradotta e adottata alle nostre esigenze. Com'è fatta? È fatta appunto, diciamo, attraverso capitoletti, ognuno dei quali parla di una disabilità particolare e quindi ci spiega e ci racconta che cos'è quel tipo di disabilità e come ci si deve comportare con le persone che presentano questo tipo di problemi, oltre ovviamente a darci tutte le regole fondamentali. E lì scopriamo, e ci sono appunto le cose da fare, le cose da non fare, evitare, e si scoprono anche cose molto a cui uno magari non avrebbe pensato. Per esempio, che se viene una persona in carrozzina, l'ultima cosa che devi fare è muovere la carrozzina senza il suo permesso. O che devi guardare, insomma, che è auspicabile comportarsi, guardare, muoversi in un certo modo piuttosto che in un altro. È, come vedete, costruita per ponti, quindi da sapere cosa fare, come, cosa non dire e cosa invece dire, ed è, lo riteniamo, uno strumento utilissimo per chiunque sta in sala, perché altrimenti, ovviamente, pure, cioè, diciamo, con tutta la buona volontà, rischia di fare degli errori di etichetta, di grammatica, eccetera, assolutamente evitabili con poco sforzo. Vi ringrazio.